Posso aiutarla? Beh, sì, che può. Sono qui per denunciare un crimine terribile. Di che crimine terribile si tratta? Di questo! Ferma, l'ho raccontato tutto sbagliato. Rapida lezione di storia. Durissimo affondo di Meloni contro il governo e il presidente del Consiglio, che continua a prendere appunti, soprattutto sugli interventi delle opposizioni. Vedremo se entreranno nell'informativa del Senato o in altra sede. Chi diavolo sei? Beh, un cattivo. Presidente Conte, lei ha sbagliato tutto fin dall'inizio. Sembrano bravi, ma non abboccare. In realtà è peggio del trono di spade qui. È stato appellato come dittatore. Ci risiamo, il cattivo che parla. Ma chi l'attacca propone un modello amministrativo sanitario. Quale propone? Il modello Lombardia. È atroce. Sì, non è per tutti, diciamo. In Cina hanno messo 10 giorni a costruire un ospedale, in Lombardia 6. L'ospedale per cui hanno speso 21 milioni. Ecco come sono stati spesi i soldi delle tasse e dei cittadini lombardi. Deputato Ferrari. E non li ha spesi Deputato Ferrari. Li ha spesi la Lombardia. Oh, quanto mi dispiace. Dovevi proprio aprirla quella boccaccia. Ma tanto io continuo a parlare, anche se voi urlate. Io deputato Ricciardi, deputato Ricciardi, si rivolga a me, si rivolga a me. Deputato Ricciardi. Stai dietro. O forse no. Pronta per andare in guerra? Oh, sì. Presidente Conte, io penso che lei si renda perfettamente... che sia perfettamente consapevole di quanto siano sbagliate le parole che in quest'aula sono state pronunciate dal collega del Movimento 5 Stelle. A telecamere spente era ancora peggio. Il collega Ricciardi non avrebbe fatto quell'intervento. Pazzesco. Se quell'intervento con quei toni non fosse stato concordato anche con lei. Questo non è affatto un falso o un reato. E questa è la strategia che state portando avanti dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Dico sul serio. Lei che vola alto, che fa gli appelli all'opposizione. Sì, ma faccia tutti i gesti che vuole. Qualcuno deve alzare la voce, qualcuno deve arrabbiarsi. Il collega Di Maio che scrive i post chiamando al dialogo. E il partito che rappresentate che viene utilizzato per provocare e insultare dalla mattina alla sera. Dobbiamo fare tutti squadra per impedire un dialogo costruttivo. E vede, presidente Conte, lo sai cosa significa? È il ruolo principale, quindi. È colui che si prende le colpe. È colui che tutti guardano per primo, il leader di una squadra che ti dà il suo appoggio quando si riconosce in te. Perché non riuscite a mettere d'accordo la vostra maggioranza? Se avete il problema anche di parlare con l'opposizione, davvero non potete arrivare da nessuna parte. Invece di fare i gesti, può smentirmi. Colleghi, per favore. In quest'aula la parola per prendere le distanze dal collega del Movimento 5 Stelle e dalle parole irrispettose che ha avuto nei confronti delle vittime, dei medici e di tutti coloro che in queste settimane hanno sacrificato qualcosa. Il paese è in uno stato di totale caos e l'universo mi manda lei. Temo non accadrà. No, mai. Noi ci siamo già incontrati varie volte. L'ultima volta che ci siamo incontrati le abbiamo chiesto rispetto per quest'aula, per gli italiani. Le abbiamo fatto notare che è un governo serio. Volevo solo dirti... Ok, bene. Ci ho provato, vaffanculo anche a te. Prima scrive i decreti e poi li presenta in conferenza stampa. Direi che possiamo garantire che questo non capiterà. Speravamo di averla convinta. È andato in televisione a dire che lei viene in Parlamento e ascolta. Pensate, colleghi, ha detto che ascolta tutti gli interventi. Sì! Grazie, grazie. Mai abbassare la guardia! Ti aspetti un combattimento leale! È andato in televisione a presentare il suo decreto, mitologico decreto rilancio, fu decreto maggio, fu decreto aprile, a più titoli della contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare di fantozziana memoria. Che c'è? Tu sei troppo figa! Una bella pantomima, bella la coreografia,
metà ministri con la mascherina e l'altra metà senza, tanto per dare messaggi chiari agli italiani. Bello il colpo di teatro della serata col ministro Bellanova che si commuove per essere riuscita nella impresa effettivamente straordinaria di occuparsi di tutti meno che degli italiani. Bello tutto. Solo che il decreto non c'era. Il decreto è uscito dopo una settimana. Fanculo! Che immagine dà di sé l'Italia con questa superficialità? Questa è la fine del mondo. Che immagine dà di sé lo Stato? Nessuno avrà il minimo sospetto che siamo qui. Di fronte agli imprenditori, di fronte agli investitori stranieri, di fronte agli osservatori, ci tenete così tanto la credibilità internazionale. Ma la credibilità, quando si lavora così, secondo me, Presidente, è nulla. Ci serve aiuto. Come è nulla la credibilità di un decreto che si chiama rilancio e consta di 500 pagine. È uno schifo, vero? Perché, come lei ha correttamente detto in quest'aula, ma non fa, se si volesse davvero rilanciare l'Italia, Presidente Conte, la prima cosa da fare sarebbe semplificare. Forse lo è. Certo. 500 pagine di cavilli, di rimandi alle norme, di nuovi impegni non sono un modo per rilanciare l'Italia. Cos'è? Avete fatto scrivere una pagina a tutti i membri delle vostre task force per non mortificare nessuno, una pagina per uno? Una task force che agisce sotto copertura. Una task force che agisce sotto copertura. Task force. Dedicata a soccorso. Dedicata al soccorso di animali che sono in difficoltà. Servono 269 articoli per far arrivare i soldi alle famiglie e alle imprese di questa nazione, Presidente. Non servono 269 articoli. I 269 articoli sono e servono per infilarci anche la spartizione del potere, le prebende, le marchette e tutto quello che ci avete messo in questo decreto, che nulla aveva a che fare con la situazione nella quale ci troviamo. Qual è il nostro obiettivo principale? Proteggere i cittadini senza che se ne accorga. Senza commentare, prego. Sta spendendo 55 miliardi che sono debito che grava sulle spalle dei cittadini e cui interessi pagheranno i nostri figli, anche la mia. C'è altro che puoi mostrarmi? Le sembra questo il momento per spendere e stanziare quasi 2,5 milioni di euro per altre consulenze del Ministero dello Sviluppo Economico? Il tuo silenzio è stato notato. Lei sa, Presidente Conte, quante attività si possono salvare con 2,5 milioni di euro? Glielo dico io, molte più di quelle che salverete con i vostri consulenti. Il tuo piano fa schifo. È ignobile mettere una norma del genere in un decreto, si fa. Non riesco a immaginare cosa stai passando. Com'era ignobile prevedere all'interno dello stesso decreto la moltiplicazione delle poltrone del consiglio di amministrazione dell'ente di promozione del turismo? Un cambio del sostegno renziano al sommo scarceratore di boss Alfonso Bonafede non deve essere stato facile per voi. Loro sono manipolate, pienamente consapevoli, ma non hanno scelta. La politica dei bonus, secondo me, non è meno grave. Sono soltanto negativi i miei pensieri. Noi stiamo rischiando in Italia la desertificazione del nostro sistema produttivo. Milioni di disoccupati, milioni di persone che scivolano sotto la soglia della povertà, lo sappiamo tutti, tutti conosciamo la realtà. Siamo poveri! No, siamo ricchi perché ognuno di noi ha l'altro. Davvero questo problema si affronta, diceva anche il collega, col bonus monopattino. Ecco che succede. 120 milioni di euro sul bonus monopattino. Sul bando della protezione civile, per le imprese che devono comprare le mascherine e le protezioni individuali, c'erano 50 milioni di euro, sono finiti in 6 secondi. Sul fondo per la disabilità, lo ha detto lei, avete messo 50 milioni di euro. Sulle scuole paritarie, che sono una realtà fondamentale per centinaia di migliaia di famiglie, 150 milioni di euro. Considerate il monopattino più importante dei disabili, Presidente Conte. Abbastanza. Ma la smettete di parlare solamente con gente che vive a Via Condotti e lavora a Piazza di Spagna? È troppo tardi. Andatelo a spiegare ai pendolari che devono andare a lavorare col monopattino. Andatelo a spiegare agli 800.000 romani che vivono fuori dal raccordo anulare, ai milioni di milanesi che vivono fuori, che vivono nell'Interland, di andare a lavorare col monopattino. O lei il bonus lo vuole dare a quelli che abitano a Via Condotti?
Psicologicamente parlando, la vendetta raramente porta la catarsi che vorremmo. Già. Siamo pronte? Perché davvero io non riesco a capire, è tutto surreale. Sono scelte surreali, Presidente Conte. È surreale anche come avete affrontato il tema del turismo. Anche questo va detto. Mi dispiace, ma io dubito che le persone sceglieranno di andare in vacanza perché fate uno sconto di 150 euro. Per cui noi stiamo spendendo miliardi per fare, per carità, uno sconto a chi già va in vacanza, ma spendiamo miliardi per non prevedere un turista in più. E lo facciamo oltretutto gravando sulle aziende, perché gli albergatori saranno costretti a fare uno sconto che voi gli avete imposto di fare e poi venire da voi col piattino in mano a chiedere se possono riaverlo indietro. Non esiste! E così volete rilanciare il turismo? Perché io non penso che il turismo si rilanci così, Presidente Conte, lo dico sinceramente. Siete fissati con i crediti d'imposta. Basta, finitela, tutti quanti. Se io prevedo un credito d'imposta per realtà, per imprese che probabilmente potrebbero fatturare zero nel 2020, gli sto facendo il gioco delle tre carte. Sono risorse che non arriveranno. Inquietante. O forse dobbiamo pensare che il gioco è proprio questo. Spendo i soldi, ma faccio in modo che non arrivino. E quello è un bidone. Questo è un bidone, sì sì sì. E però una buona notizia c'è. Accesso negato. C'è un settore che rilanciate, dice quello agricolo? No, di quello non vi è interessato niente, avete bocciato tutte le proposte che abbiamo fatto, il voucher, i corridoi verdi. Accesso negato. E segnatamente con la sanatoria degli immigrati clandestini. Accesso negato. Il settore che voi rilanciate grandemente è quello degli scafisti, della tratta del terzo millennio, che grazie a voi e a questo provvedimento da domani ricomincerà a fare più soldi di ieri. Accesso abilitato. Quello è il settore che state rilanciando. Ed è l'unico, mi dispiace. Non ci posso credere. E vede, sì, in effetti fa venire da piangere anche a me. Hai un piano o devo solo mettermi a riparo? Noi pensiamo, Presidente, che servisse tutt'altro. Servisse un decreto snello che togliesse burocrazia, spesa pubblica inutile, che facesse arrivare le risorse alle famiglie, che sostenesse il tessuto produttivo, risorse a fondo perduto, taglio delle tasse, non c'era questo. E le sue conferenze stampa sono purtroppo distanti anni luce dalla realtà. Siamo in un bel guaio. Io direi casino. 80% di casse integrazioni pagate, ha detto, omettendo di dire che sono state pagate dai datori di lavoro, perché voi dovete ancora pagare 2 milioni e 600 mila casse integrazioni. Questa storia mi sembra molto losca. Abbiamo pagato l'80% del bonus per gli autonomi, come se non ci fossero ancora 1 milione di persone che stanno aspettando. E omette di dire che è il bonus di marzo, che significa che in 70 giorni a queste persone avete dato 600 euro, cioè 8 euro al giorno. Che hai nel cervello? Su una cosa sola. Lancio perfetto. Alle sue parole corrispondono i fatti. Quando ha detto che col decreto liquidità ci sarebbe stata una potenza di fuoco mai vista. Infatti non ha visto nessuno. Su quello aveva ragione. Non so se vi rendiate conto della rabbia che cresce tra i cittadini. Non combatterò la tua guerra. La finirò. So però che la gente non si aspetta che lei vada in televisione a dire abbiamo, spenderemo, faremo, diremo. La crisi è adesso. E lei ha avuto tutti gli strumenti per affrontarla. Una libertà mai vista prima, risorse mai viste prima. Non trovate da lei. Concesse dal Parlamento che le ha messe a disposizione. Ci aspettiamo non che ci dica che ha quei soldi quando va in televisione, ma che ci dica che arriveranno agli italiani e che li spenderà con serietà e con responsabilità. E se le interessano le nostre proposte, Presidente, ci sono oggi come c'erano ieri. Ci sono oggi come c'erano ieri. E lei sa, se è intellettualmente onesto, se le proposte che abbiamo fatto fin qui erano o non erano serie. Mi dici perché lo vuoi fare? Perché lo so fare. Quando le cose non funzionano, noi lo diremo. In questo palazzo, nelle strade e nelle piazze. Staremo in mezzo alla gente e costringeremo anche voi a scendere da quel... Deve concludere. A misurarvi con la realtà dei fatti e ad ascoltare la voce italiana. Grazie. A qualunque costo. A un certo punto bisogna scegliere tra quello che il mondo vuole che tu sia e chi sei veramente. Io ho fatto la mia scelta. Mi piace questa qui. Vi serve la gente come me, così potete puntare il vostro dito del cazzo e dire quello è un uomo cattivo.